Buongiorno amici, cominciamo un'altra settimana. È arrivato qui per fare una riparazione questo ex quadro. Vediamo. Secondo il tuo proprietario, questo drone non fa le stabilizzazioni di gimbal. Per me è un problema un po' semplice. Vediamo che cosa è successo qui. Non è buono. Non è buono. Faceremo un po' più migliori. C'è la stabilizzazione di vision positioning. Quando queste due luci rosse sono fissate, tuo drone può ottenere immagini dell'orizzonte, di tutte le cose, e la camera responsabile per flow optical positioning funziona, è buona per volare. Perché senza questa, il tuo drone non c'è una buona stabilizzazione nell'orizzonte, vedi? In questa situazione è pericoloso da volare. E così è perfetto per volare. Ma questo gimbal non c'è nessuna stabilizzazione, non c'è nessun movimento, niente. Niente qui. Facciamo ora una piccola riparazione. Come io avevo parlato, per me è una cosa un po' semplice da fare. Facciamo. Quando io parlo della stabilizzazione di gimbal, parlo anche di tutto, di tutti i tre sensori, tutte le tre parti che portano con la stessa velocità la stabilizzazione da questo. Vedi che qui è la scheda responsabile per la stabilizzazione del tuo gimbal. Perché senza una perfetta condizione di funzionamento non sarà possibile che il tuo gimbal faccia tutti i movimenti con perfezione. Facciamo ora una piccola riparazione qui perché è rotto. Solo un istante. Io lavoro molto tempo con questo drone. Per me è più facile da fare tutte le cose qui. Quando è arrivato qualcuno molto danneggiato, ho bisogno da spendere un po' più di tempo, ma sono molti droni che arrivano qui che io posso fare la riparazione in pochi minuti. Ora penso che sarà buono. Lasciate qui. Questa versione è antica. Non è la nuova versione. È arrivato il tempo da fare una riparazione per sicurezza, per poter volare un po' più di tempo senza nessun difetto, senza nessun problema. E io farò ora una riparazione per prevenire, per poter lasciare questo drone più veloce, un po' più migliore per volare. Vedi, dobbiamo ad aspettare un po' per fare. Non mi piace questa musichetta. Facciamo una riparazione qui. Non mi piace, non mi piace. No. Io farò ora una restaurazione di tutto il sistema.
ritorni un po' e non 2 minuti. Aspettiamo, aspettiamo perché dobbiamo da fare questo. Vedi, io mostro a tutti voi. Aspettiamo un po' e vediamo se sarà buono. Vedi, in alcune riparazioni anteriori il proprietario ha danneggiato un po' questo cavo flessibile. Non è buono. Comincia qui tutto. Questo problema che aveva parlato di stabilizzazione di questo gimbal. C'è una forma certa da fare funzionare tutti e 3 cavi flessibili che sono responsabili per la stabilizzazione del tuo gimbal, senza fare da una forma perfetta. Non sarà possibile un funzionamento perfetto. Vedi, questo è il sistema di gimbal. E questo è il terzo motore, molto importante perché fa la direzione di stabilizzazione dall'immagine del tuo drone. Quando è cambiata la direzione. Faceremo della forma perfetta ora. E dopo questo drone sarà migliore da quello che è arrivato qui per fare la riparazione. Ho bisogno sempre comprendere tutte le cose che sono arrivate qui in tutti i droni. Ho bisogno da vedere molte cose che molte persone non possono vedere. Aspettiamo se ora è perfetto o no. Vediamo la velocità dalla stabilizzazione di questo gimbal. Ora è un po' migliore. Faremo ora la riparazione della scheda madre. E ora, dopo la riparazione, vediamo se è sicuro per volare. Vediamo la velocità di connessione fra il controllo e il drone. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei secondi. È un po' migliore. Questo è il primo lavoro di questo giorno. È finito, è buono. Ora può volare in sicurezza.